Due settimane fa trovarono 3.000 euro in un sacchetto di plastica in Viale Italia e senza pensarci su troppo lo consegnarono nelle mani degli agenti di una volante del commissariato di Fano, intervenuta sul posto dopo che loro stesse attivarono il 112. Tre studentesse molto unite tra loro del liceo linguistico Anolfi di Fano che in breve tempo sono balzate con grande loro stupore dei loro genitori agli onori della cronaca per questo gesto che non rientra spesso nella realtà quotidiana. Un gesto dai significati molto profondi ma che loro hanno eseguito con l'innocenza e la naturalezza dell'età, seguendo però il ragionamento e la loro visione di vita, frutto dell'educazione ricevuta e del loro carattere. Tanto rumore fece il loro senso civico che questa mattina le più alte cariche civiche della città, il sindaco e il presidente del consiglio comunale, hanno voluto portare di persona tre encomi dell'amministrazione alle tre ragazze, quali esempio di un modello educativo virtuoso. Allora, vi aspettavate tutto questo? No, sicuramente no, anche perché comunque pensavamo che appunto fosse la cosa più normale, quindi non ci aspettavamo tutta questa emozione da parte da tutti, quindi... Allora, adesso ci sarà un quadro in più da appendere in casa. Sì, anche perché c'è stato un bel gesto darci questa cosa, anche se appunto è una cosa normalissima quella che abbiamo fatto noi, però vederla riconosciuta è più bello, ma magari anche ad esempio per gli altri. Arianna, immagino tu sia contenta. Sì, molto, sono molto soddisfatta e è gratificante vedere che comunque anche un'azione buona viene premiata in qualche modo. Queste tre giovanissime studentesse hanno dimostrato che i valori ci sono, quindi la famiglia trasmette valori, la scuola soprattutto trasmette valori e questo per noi è un fatto molto importante perché significa che una società migliore si può costruire con il nostro impegno quotidiano e soprattutto con gli esempi, la speranza e i valori delle giovani generazioni. Un gesto di normalità è anche un gesto di forza nel non cadere nella tentazione, nel fare la cosa giusta. E allora con questa cerimonia sobria, normale, come è stato questo gesto, ma vuole essere anche un messaggio forte da trasmettere alla gente, dicendo che se ognuno di noi tiene un comportamento giusto potremmo avere una società migliore.